oggi prepariamo le mandorle pralinate, super super buone, una ricetta facilissima e con questa ricetta potete fare anche le nocciole oppure altre frutte secche. Queste mandorle sono velocissime da preparare e a casa mia non manca mai delle bustine di frutta secca, perché quando ho una voglia improvvisa di dolci, queste qua le faccio sempre. All'interno di una padella antiaderente mettiamo 400 g di mandorle con la pellicina, 200 g di zucchero e 200 g d'acqua. Praticamente per una parte di frutta secca utilizziamo la metà di zucchero e la metà d'acqua. Mescoliamo bene tutto quanto e portiamo sul fuoco. Ora dobbiamo cuocere queste mandorle per circa 10-12 minuti a fiamma vivace, mescolando sempre. Guardate il video e osservate come pian piano cambierà la consistenza. Come potete vedere, lo sciroppo diventa sempre più denso e più scuro e si formano tante piccole bollicine sulla superficie. Ci siamo quasi, eh? Continuiamo a mescolare. E quando vedete che si forma questa schiuma sopra, alzate la fiamma e mescolate molto velocemente perché manca pochissimo. Vedete che lo zucchero inizia a attaccarsi proprio alle mandorle, no? Ecco qua. Arrivati a questo punto spegnete immediatamente il fuoco perché sennò lo zucchero si scioglie e non riuscite a fare le mandorle pralinate. Una volta che le mandorle sono pronte, versatele immediatamente sopra un foglio di carta forno e fatele raffreddare. Questo zucchero che è avanzato nelle mandorle, non buttatelo, è buonissimo sopra i ciambelloni, i plum cake. Tra l'altro vi ho già fatto vedere nel plum cake alle banane qua nel canale come lo utilizzo sopra. Buonissime!